Una parte di Polifemo dedicata ovviamente alle iniziative natalizie della provincia ionica. Stiamo visitando vari presepi viventi e stasera stiamo qui in quel di Lizzano. Una splendida iniziativa realizzata attraverso l'opera preziosa e meritoria dell'associazione Pietre Vive Ollus insieme con l'amministrazione comunale lizzanese. Ho al mio fianco il presidente dell'associazione, Angelo Nisi. Presidente, una tradizione che ritorna dopo un anno di stop, un grande lavoro, in 20 giorni avete fatto il miracolo. Sì, dobbiamo parlare proprio di miracolo. Ma questo poteva essere possibile soltanto perché siamo animati da una profonda fede. San Francesco ci aveva insegnato questo amore particolare verso il presepe e così da buoni francescani non abbiamo esitato un attimo a buttarci in questa ennesima avventura. E devo dire che con l'aiuto prezioso dei miei collaboratori siamo riusciti a realizzare veramente quello che era il paesaggio che Francesco volle ricreare, quella Betlehem rifatta a greccio. Abbiamo creato alcuni elementi. Qui lo diciamo, ci troviamo a Lizzano presso la cripta dell'Annunziata. Sì, ci troviamo in un luogo caro ai lizzanesi, che è espressione di una fede profonda, è la cripta dell'Annunziata, che da qualche tempo è stata un attimino abbandonata. Siamo riusciti a ricreare questo luogo, a ripulire soprattutto questo luogo e riconsegnarlo ai cittadini di Lizzano, ma ai tanti visitatori che questa sera sono qui con noi a vedere questo presepe. Una location particolare proprio perché attraverso questi sali e scendi da qualunque posto in una posizione diciamo di relativa altitudine si domina la zona e si vedono le varie parti del presepe, mi pare diviso in tre aree per così dire. Sì, la prima parte rappresenta un po' un paesaggio tipico dell'epoca dove ci sono dei pastori, alcune botteghe artigiane dove ci sono alcuni pastori, dicevo, quelli che preparano il formaggio, i panettieri, i fabbri, insomma abbiamo ricreato un piccolo paesaggio di Betlehem di quel tempo, almeno così immaginiamo che fosse, con soprattutto la particolare attenzione verso la Sacra Famiglia che si trova un po' più in alto, quasi a sovraintendere su tutto quanto il paesaggio che abbiamo qui realizzato. Poi nella parte bassa invece c'è un castrum romano dove ci sono i soldati romani con il Tempio di Erode, con la sua sfarzosità, quasi a mettere un contrasto tra i due ambienti, la povertà della stalla dove è nato il re dei re e invece la sfarzosità del posto dove c'è Erode il Grande. E poi la terza parte, quella in alto dove appunto ci troviamo adesso, un vasto spazio dove vengono gustati tutti i prodotti che realizziamo qui in questi anfratti. E allora incamminiamoci alla scoperta del presepe vivente di Lizzano presso la cripta dell'Annunziata. È il momento più suggestivo. È il cuore di questo presepe, la grotta di Betlemme. Si sente, si respira il fascino di quando nacque Gesù. È un clima che è pregno di religiosità. Dobbiamo riconoscere un grande merito ai figuranti per l'impegno. Qui si consideri che c'è un bambino, appunto piccolo, piccolissimo, che rappresenta Gesù. Effettivamente è così, si sono prestati tutti con grande entusiasmo, devo dire, a rivivere queste emozioni che sentono proprio come vocazione ed espressione di un territorio. La nostra città è una città che ama manifestare il proprio credo e la grotta di Betlehem, ricreata secondo lo stile di San Francesco, nella sua semplicità è un luogo... Una struttura di pietra sovrastata da fascine, da canne, da legna. Sì. Proprio per rivivere nella semplicità questo momento. Anche dove è stata posta in questo presepe vivente, la grotta ha un significato specifico. La Sacra Famiglia domina su ogni cosa ed è il momento centrale di ogni visitatore, proprio perché da qui parte ogni cosa. Potremmo dire fonte e culmine di ogni azione. Alfa e Omega, usando una terminologia biblica. Allora addentriamoci nella grotta per conoscere gli interpreti di Giuseppe, di Maria e naturalmente del Bambin Gesù. Lui rappresenta, come vedete,
Giuseppe, un'esperienza forte e bella, tante emozioni. Sì, sicuramente. Noi non possiamo altro che ringraziare l'associazione Pietrevive per questa magnifica esperienza. Siamo venuti da Milano. Non siete quindi originari di Lizzano? Quando ci hanno comunicato di far parte di questa esperienza non abbiamo fatto altro che dire sì, noi ci siamo. Come disse Maria sì all'Arcangelo Gabriele, disse sia fatta la tua volontà. Maria non sapeva il grande compito, il grande incarico divino che le era stato conferito, e si ritrovò a essere la mamma di Gesù. E allora lei interpreta Maria con un Gesù bambino che piange ora si è acquietato un po'. Lo stato d'animo? È un'emozione bellissima, la maternità e poi viverla anche in questo periodo natalizio. Quanto c'ha il piccolo? 9 mesi quasi. Devo dire che però ha coraggio, perché al freddo, nonostante sia bello coperto, è giusto che si senta un po' a disagio. E noi abbiamo voluto cogliere ovviamente il bambin Gesù, l'interprete del bambin Gesù, prima che magari si stancasse. Era giusto dare la priorità alla grotta. Abbiamo percorso una decina di metri e ci troviamo nella cripta dell'Annunziata, nel tempio di Erode il Grande, un'atmosfera suggestiva che da cui appunto traspare storia. Vediamo degli affreschi che ovviamente saranno, ci auguriamo presto, ristrutturati, e questo tempio, ecco, in una zona illuminata, è uno dei segmenti di questo presepe vivente. Sì, abbiamo voluto realizzare questo spazio perché la storia ce lo insegna, il Vangelo ci parla di questa figura di Erode il Grande, un po' persecutore dei bambini e di Gesù soprattutto, no? Ma abbiamo voluto creare questa scena con lo sfarzo che si vede, proprio per dare un contrasto tra la ricchezza che il mondo chiede e invece la ricchezza che ogni cristiano possiede, che è quella che abbiamo visto nella mangiatoia. Uno sfarzo che c'era 2000 anni fa e che purtroppo permane, adesso. Persiste nei giorni nostri. Certamente. E quindi, ecco, questo contrasto serve proprio a chi vuole avvicinarsi con uno spirito di preghiera e di meditazione per comprendere e poter scegliere. Abbiamo due strade, la ricchezza umana e la ricchezza divina. Ognuno poi fa le sue scelte nella vita, ma noi sappiamo che la Sacra Famiglia è il punto di riferimento e abbiamo voluto crearlo in questa che è una cripta basiliana. Siamo intorno al 1200 quando vengono i primi monaci basiliani ad abitare la nostra comunità di Lizzano, che all'epoca si chiamava Albiria, come la contessa che in qualche maniera da Lecce dei nobili vennero qui in questa zona. E quindi c'è questa tradizione, questo è stato un luogo molto caro ai lizzanesi, ricca soprattutto sotto l'aspetto artistico, ma sotto l'aspetto culturale, perché qui si celebravano tantissime funzioni fino agli anni 60, poi è stata sconsacrata come chiesa, ma è rimasto come luogo di attaccamento della città, dove si manifestavano soprattutto le feste della Pasquetta, qua chiamate Carusunieddo. E quindi c'era questa tradizione. Ecco, la nostra associazione si augura, intercettando magari dei fondi con l'amministrazione comunale, di dare vita nuovamente a questo luogo. Ed ora ecco al mio fianco l'avvocato Dario Macripò, il sindaco di Lizzano, una manifestazione, sindaco, che esalta la religiosità di Lizzano e dei lizzanesi, ma che valorizza il territorio. Questa è una cosa importante ai fini del marketing. Noi abbiamo delle ricchezze, abbiamo un patrimonio storico, culturale, paesaggistico, e quindi non a caso siamo qui in questa cripta. Lizzano è anche storia, è anche arte, è anche cultura. Sì, Lizzano è anche questo. Lizzano presenta questa manifestazione ormai da 16 anni, quest'anno lo stiamo facendo insieme all'Associazione Pietrevive. Abbiamo voluto ancora una volta dimostrare
la nostra appartenenza, quindi Lizzano come città cristiana che mette a disposizione anche le sue bellezze naturali come questa chiesa, come questa cripta, come questa gravina, proprio per rappresentarla al meglio anche all'esterno. Si sappia chiaramente questo e lo si sappia anche alla luce del fatto che è necessario che le bellezze di un posto possano essere in qualche modo esaltate. Questo è un modo che noi riteniamo giusto. È molto importante l'azione sinergica, coesa tra amministrazione comunale e associazionismo, in questo caso Pietre Vive Onlus. Le Pietre Vive, le parrocchie, diciamo che è Lizzano che si rappresenta attraverso i suoi migliori uomini, è Lizzano che attraverso questi uomini operativi dimostra sia la sua appartenenza ma la sua operosità e anche dice, la valenza dal punto di vista non solo nazionale ma anche internazionale. Sappiamo che l'associazione Pietre Vive ha anche riconoscimenti che vanno oltre il nazionale, quindi Europassion, è associata a Europassion, quindi al meglio sa e ha saputo rappresentare e saprà rappresentare la passione, non solo la passione oggi, ma anche il presepe vivente a livello internazionale. Il professor Oronzo Corigliano, curatore del museo storico, diciamo in questa veste. Professore, parliamo di questa location intanto e della storia di questa cripta dell'Annunziata. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare gli amici di Pietre Vive, il comune che hanno reso possibile questo evento. Fatto questo doveroso ringraziamento anche per la qualità che hanno raggiunto in questa nuova edizione, diciamo che noi ci troviamo in una lama naturale, in una gravina naturale che è un paleofiume ormai prosciugatosi, all'interno del quale, grazie ad un sistema di grotte esistenti, intorno all'anno 1000-1100 c'è stato un insediamento di monaci basiliani di cui abbiamo testimonianza nella grotta sottostante la chiesa, dove ancora resistono purtroppo all'incuria parti degli affreschi originali. Su questa cripta successivamente è stata costruita la chiesa, che in origine non era così come la conosciamo noi. Dell'antica chiesa rimangono ancora i muri perimetrali, che sono fatti e costruiti con pietre a secco e fango. Non ci sono i tufi, sono i muri che così come si costruivano nel Medioevo e ancora prima, anche al tempo delle popolazioni più antiche che hanno frequentato questa zona. Probabilmente in seguito ad un crollo del tetto che era a capanna, successivamente intorno al 1600, circa 1500-1600, non abbiamo notizie precise, è stata costruita la chiesa così come la conosciamo oggi, che pure a sua volta era ricca di affreschi che purtroppo sono andati persi tranne pochi frammenti. Professore, la location è molto suggestiva, questi anfratti, questi luoghi, anche questa zona che si come dire inarca e poi magari anche riscende, e, sembra proprio tagliata, sembra proprio fatta ad hoc per accogliere un presepe vivente. Certo, tagliata dice bene, perché l'ha tagliata l'acqua, non è una gola che naturale, ma è una gola creata dall'acqua che prima scorreva qui. E questo luogo è stato frequentato sin dalla preistoria. Nelle grotte circostanti sono stati rinvenuti strumenti di età neolitica, a dire l'importanza dell'acqua ovviamente, dell'approvvigionamento delle fonti di vita, perché qui si poteva cacciare, qui si poteva approvvigionare dell'acqua, e le popolazioni primitive hanno frequentato già questo luogo. Di per sé questo luogo ha una continuità di vita millenaria, anche per questo acquista oggi il suo valore più importante con questo evento
e che io mi auguro continui, che possa essere migliorato ma anche possa essere arricchito da altri eventi, perché nel nostro territorio abbiamo bisogno di questo per valorizzare le risorse locali e tutto ciò che ci appartiene dal passato ma con prospettive future. E allora siamo in presa diretta quasi, anche se la trasmissione ovviamente va in onda registrata. Un amico ci vuole portare del buon vino e allora io mi sentirei di condividerlo. Qui vorrei al mio fianco il primo cittadino e di nuovo Angelo Nisi, presidente di Pietrevive Onlus. Qui abbiamo il professore. Il professore è rimasto senza bicchiere, berremo dopo. È diciamo un cincin simbolico a questi sforzi dell'amministrazione comunale di Pietrevive Onlus e l'augurio che sia un 2018 foriero di soddisfazioni. Okay, grazie a voi, grazie a Pietrevive, al sindaco e grazie a voi per questo servizio. Il vino è il vino di Rizzano. Ci stavamo addentrando così verso le altre zone del presepe, però siamo stati presi dal fascino della cripta, questa cripta basiliana, e vediamo la meraviglia di quel che resta degli affreschi, rappresentanti ovviamente divinità, la Natività mi pare, Maria, altre figure ovviamente andrebbero ovviamente riqualificati. Proprio per conferire un senso di storia, di tradizione, di cultura che Lizzano e il luogo possiedono. Professore, parliamo di questi affreschi, li abbiamo menzionati, attraverso alcuni noi vediamo il senso del divino che emerge forte. Poi ci sono stati ovviamente coloro i quali hanno depredato la cripta perché c'era la diceria, la voce secondo la quale il tesoro era contenuto sotto il volto dei santi e quindi si andava purtroppo a rovinare l'affresco, a scavare dietro il volto dei santi per cercare di trovare questo famigerato tesoro. Questa cripta era molto affrescata, si contavano circa 17-18 affreschi già all'inizio del secolo scorso, fra i quali c'erano molte Madonne con bambino. Questa cripta purtroppo è stata devastata successivamente dai soliti vandali e cercatori di tesori inesistenti. Però ancora prima era stata abbandonata, tant'è che fino all'inizio del secolo scorso se ne era persa persino la memoria e qui era diventato un deposito di ossa, di un ossario. Quando all'inizio del secolo è stata liberata, addirittura si parlò su articoli di stampa dell'epoca della scoperta di questa cripta con affreschi e da allora è ritornata nel culto popolare della popolazione di Lizzano, che è diventato un luogo anche di pellegrinaggio per la riscoperta di questi affreschi eccetera. Io ero bambino, mio nonno era proprietario del terreno qui di fronte e bambino venivo qui, bambino parlo di oltre 60 anni fa, ed effettivamente era ricca di affreschi e di dipinti abbastanza ben conservati ancora, non solo la cripta ma anche la chiesa soprastante. Oggi noi ci troviamo all'interno di una grotta naturale e questa cripta era molto conosciuta e studiata, la si trovava su quasi tutte le guide turistiche dell'epoca, dell'inizio del secolo scorso, anche per la sua pianta un po' atipica rispetto ad altre cripte che avevano piante a croce latina, croce greca, eccetera. Sindaco, un patrimonio immenso. Una realtà da valorizzare non è facile, ovviamente i comuni si battono con le ristrettezze dei trasferimenti statali, ma dico in genere un qualcosa che attiene alla nostra cultura. Un gioiello che lo riconosco, non conoscevo e questa sera ho visto proprio
con i miei occhi. Ne è stata l'occasione, sì, ma ci sono tante bellezze che Lizziano nasconde, che forse non valorizza molto. Sta a noi, alle associazioni presenti sul luogo e a tutti gli operatori, no? Quindi il professor Corigliano, quello di far conoscere questi luoghi che sono importantissimi. Da parte nostra, siglando questo accordo quinquennale con l'associazione, vogliamo proprio recuperare da tutti i punti di vista questa struttura. E chissà, ci piacerebbe anche recuperarla al culto e quindi magari utilizzarla anche per le celebrazioni eucaristiche. Passando al cose meno meno importanti, meno serie, ma altrettanto importanti, l'associazione vedrai che la recupererà anche per vecchie tradizioni che Lizziano aveva. Il giorno della Pasquetta, Lizziano e i cittadini. Carusunid si dice, no? Carusunid. Carusunid. Io ho l'inflessione tarantina, quindi. Carusunid. Si svolgeva qui all'Annunziata e questo è un progetto che l'associazione vuole recuperare e noi non possiamo che chiaramente sostenerlo. Angelo Nissi, un bel compito, un impegno gravoso ma fatto col cuore, fatto con la passione. Con la passione, soprattutto con la passione. Sì, questo luogo meriterebbe di essere conosciuto, meriterebbe soprattutto di essere riappropriato dalla cittadinanza, perché qui sono conservate emozioni datate oramai. Nei ricordi di tanta gente si parla sempre di queste esperienze del Lunedì Santo, dove si veniva per trascorrere all'aria aperta, al contatto con questo splendido scenario, perché è qualcosa di veramente di meraviglioso. Ecco, noi vorremmo, con l'aiuto di Dio, pensare di riprendere un po' queste tradizioni. Abbiamo accettato questo accordo con il Comune proprio perché noi amiamo la nostra terra, siamo convinti che abbiamo delle risorse che possono essere valorizzate e possono essere anche uno scatto verso il futuro, perché le giovani generazioni, io faccio menzione alle pietre preziose che sono un po' il nostro futuro, possano, ecco, conoscere, apprezzare e valorizzare come noi e più di noi questi luoghi. E lo faremo sia con il Lunedì Santo, ma in prospettiva stiamo già pensando, e lo dico con tanta soddisfazione, di trasferire qua qualche scena della Passione. Sarebbe veramente un grandissimo successo. Un'amministrazione comunale e l'associazione Pietre Vive che pensano in grande. E pensano anche in comunione, nel senso che il compito che ognuno di noi è quello di lavorare per la comunione dell'intera comunità all'interno dell'ambito delle proprie competenze, della propria mission, diciamo così. Il bello, il fascino dei presepi è, oltre l'aspetto religioso, anche la possibilità di riscoprire gli antichi mestieri, quelli che ormai sono persi perché ormai tutto è tecnologizzato. Qui abbiamo un arrotino e un fabbro. Si batte il ferro. Sì, quando è caldo. Appunto, è un vecchio proverbio, ma quanto mai attuale. Ecco, ci parli un po' di questa attività. Cosa sta svolgendo ora nello specifico? Questo è un mestiere vecchio e allora si sta perdendo a mano che si va, però noi cominciamo a farlo rivivere. Qui cos'è? Un cuneo? Questo è un'incudine. Sì, un'incudine vecchissima. Come si suol dire quando ci si trova tra l'incudine e il martello. E allora invece l'arrotino che deve girare sempre per buttare l'aria, per fare sempre acceso il fuoco, diciamo. Però già avevamo un ragazzo, poi il ragazzo se n'è andato. Io aiuto a lui pure un po'. Quindi non, mi correggo, non è un arrotino. Ah, un arrotino proprio, no? Perché ricordo l'arrotino è quello che affila le lame, no? Però in questo caso. Una forgia antica. Quasi più di 100 anni questa forgia. Addirittura. Sì. Antichissima. Vedete, è tutto vero, tutto naturale. E vedete alle mie spalle questi massi, queste zone, come dire, parzialmente rocciose, nelle quali si incastona il presepe vivente. Ma procediamo verso altre postazioni. Qui che si fa? E ora vedete dei piccoli
piccoli, come dire, cosa siete, dei pastorelli? Sì, siamo dei pastorelli. Pastorelli, e vedete, qui loro sorvegliano durante la fase in cui la creta si sta asciugando, si sta consolidando. Siete attenti, siete vigili? Sì, siamo molto attenti in questa fase. Ecco, vedete, c'è un fuoco e le varie anfore e vasi che vengono appunto riscaldati e cotti dal fuoco. Qui invece, vedete, si lavora la lana e ci si riscalda con del fuoco. Intanto ci sono dei panni stesi. E allora si lavora la lana, guardatela, è proprio lei. Un mestiere antico, signora. Sì. Lei lo sa fare proprio per tradizione familiare? Beh sì, mi ha insegnato mia nonna, mia mamma. Noi di Pietreville, lo spirito di San Francesco. Vedete, è un quadro surreale, un quadro fantastico. E questi ulivi, queste immense pietre che ci fanno sentire la forza della natura e la sua spontaneità. Come spontanei sono i nostri figuranti. Vedete, ci troviamo in questa zona e abbiamo il curatore di questa zona, Roberto Scarcia, che è stato proprio l'ideatore della prima edizione del Presepe Vivente. Parliamo di questa zona e come l'avete riattata appunto per renderla idonea al Presepe Vivente. Innanzitutto abbiamo fatto un'ottima pulizia, perché qua viene di steppe. Poi abbiamo curato innanzitutto le scene quasi al naturale, con queste grotte belle, naturali, e l'anno prossimo cercheremo di riaprire la zona dietro qua, perché non abbiamo avuto tempo. In 20 giorni davvero sono stati fatti miracoli. Miracoli, miracoli, miracoli. Perché questa zona è bellissima dietro, però l'anno prossimo sarà, sperando Dio, la corte di Erode. Avremo un presepe più ampio. D'altronde la passione è tanta. E ripeto, la scelta del luogo è stato proprio ideale, questa scelta è stata magica. Magica, veramente magica, perché penso che rispecchi veramente il posto dove è nato Gesù. Siamo scesi in un'altra grotta e qui ora c'è una bottega delle pentole, vedete gli operatori come sono pronti a lustrarle, vedete, è tutto naturale. Questa è una grotta, vedete, è davvero un paesaggio, lo ripeto, fantastico, un paesaggio in cui la storia si unisce con il mistero e il mistero fa tutt'uno con la natura. Antonio Cavallo, già sindaco di Lizzano, colui il quale ebbe la brillante idea amministrativa di far nascere questo presepe vivente. Correva l'anno 2003, sono trascorsi 14 anni. Sì. Beh, vabbè, è importante che si sia ripresa quest'anno, perché l'anno scorso, ricordavo già con gli amici poco fa, c'è stata una pausa che ha corso il rischio, insomma, ecco, di perdere questa manifestazione importante. E per questo devo dire davvero grazie all'associazione Pietre Vive, perché se non fosse stato per loro io credo che oggi non saremmo qui e non staremmo a parlare, no, della importanza di un evento di questo tipo, che merita, insomma, ecco, di continuare, di andare avanti, anche perché, come si può vedere, insomma, e qui si svolge in un ambiente, insomma, davvero molto suggestivo, credo, insomma, adatto per ricordare un evento cristiano, no, di oltre 2000 anni fa, insomma, che ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi, no, la vita e la fede di milioni di persone. La provincia ionica, terra dei presepi. Noi giornalisticamente stiamo visitando le varie realtà di presepi viventi e devo dire davvero che il nostro è un territorio fecondo quanto a sensibilità religiosa e quanto a capacità espressiva ed organizzativa.
Sì, senz'altro, tu hai detto le parole giuste e la tua presenza qui lo conferma ampiamente nel descrivere questo evento che si inserisce certamente in altri eventi importanti. Ricordavo anche poco fa il presepe di Faggiano che ha avuto un grande successo, però io ricordavo anche, se mi è permesso, con un pizzico di orgoglio, che questo è nato prima di Faggiano. E quindi anche per questo, insomma, merita, insieme agli altri, insomma, di poter continuare, e quindi ho davvero molta fiducia nell'Associazione Pietre Vive, che ha già dimostrato quella passione di saperci fare, ecco, di saperci fare, credo che lo stia dimostrando anche quest'anno, anche col presepe vivente. Passeggiando tra un anfratto e l'altro, ecco che troviamo un punto di ristoro per i visitatori, si fanno delle mozzarelle attraverso una tradizione genuina, un'antica tradizione, e c'è anche del buon vino. Vedete con quale perizia, ecco, come dire, snocciola, per così dire, questa treccia, questi vari pezzetti, e poi avremo i vari nodini, i vari bocconcini. Beh, esatto, è tutto, è il lavoro di mano questo qua, acqua calda, tutto, abbastanza. Vedete come si fa la treccia? E poi nascono le creature. Signora, i visitatori sono pronti e golosi rispetto a queste tradizioni? Stiamo facendo dalle 6, quindi stanno assaggiando un po' di tutto, pettole, le mozzarelle, il pane arrosto con l'olio di oliva buono nostro e niente. E il vino che non può mai mancare. È il vino buono di Lizzano. Altro posto per rifocillarci è qui il luogo dove si producono i formaggi, e ho sperimentato dell'ottimo siero con la ricotta. Vedete, un siero caldo. Molto, è appena fatto. Si fa prima il formaggio, si estrae il formaggio e poi successivamente nasce la ricotta. L'abbiamo distribuita a tutti i cittadini di Lizzano e non, tutti quelli che sono venuti a visitare il nostro presepe. Guardate quante belle forme di ricotta e la tradizione casearia lizzanese. E qui si sta arrostendo la porchetta, vedete, e vengono a rifocillarsi i centurioni. C'è tanto da girare, tanto c'è il fuoco che rosola a fuoco lento e non tanto la porchetta. E ci dice? A fine serata faremo gustare questa a tutti i presenti. I centurioni devono anche un po' nutrirsi, rifocillarsi con questo freddo. E ci credo, è il minimo che possiamo fare. Qui invece bruschette e piadine. Sì, sono le piadine che facciamo, però facciamo di più le bruschette, perché se mangiano belle calde, sono gustose con un po' d'olio sopra, stanno bene così. E il fuoco? Che ci riscalda, anche per cuocere le bruschette alla fine, no? Per riscaldare, perché stasera la temperatura è rigida, abbastanza, siamo a 3-4 gradi. E infatti ci siamo accorti, per il male che siamo vicini al fuoco, intanto ci riscaldiamo. Qui invece abbiamo una massaia intenta con la pasta. Abbiamo visto un genere di pasta molto ma molto piccolo, in genere vediamo orecchiette, qui che genere? Questi sono vermicelli. Proprio piccoli piccoli, ci vuole tanta pazienza e tanto tempo. Sì, sì, si fanno con il baccalà oppure in brodo, vanno bene. È una pasta che si faceva tanti anni fa, prima. Un'altra specialità, il grano stumpato, come si suol dire a Lizzano. E qui abbiamo una peculiarità, nonno e nipote, entrambi appunto di nome Pietro, che due piedi. Pietre Vive, Pietro, ci siamo in tema, e vedete questo giovane che sta pestando il grano, un'antica tradizione che tu da giovane rivivi. Quanti anni hai? 17. Eppure le tradizioni ti attirano, ti piacciono? Sì, sì. Hai imparato molto dal nonno? Sì, grazie al nonno. Siccome che San Giuseppe è il 19 gennaio di marzo, si fa San Giuseppe, grano, la tavola San Giuseppe, allora si fa questa tradizione. Si fa. Lei ormai è un maestro? Beh, da 30 anni che faccio questa cosa. Il nipote apprende? Beh, assai apprende. Questo è tutto.
E dopo che il grano è stato stumpato, è stato pestato, ecco che viene cotto e vedete come con quanta attenzione e cura, premura, viene girato e rigirato prima ovviamente di essere cotto definitivamente ed essere servito nei piatti. Da quanto tempo ci mette? 3 ore abbondanti. Addirittura, quindi 3 ore a girare? La preparazione, sì. Deve essere sempre girato, altrimenti succede che si attacca e quindi non è più buono da mangiare. Vedete quanto lavoro per le massaie. Oggi esistono i prodotti preconfezionati, si mette nel microonde e si riscalda. Pensate invece che fatica, però è un prezzo che si paga, vero Angelo Nissi, proprio per il sapore, per la tradizione e per la genuinità dei prodotti. Sì, effettivamente, poi i tempi di cottura così lunghi sono proprio quelli che caratterizzano il prodotto, la bontà del prodotto. E questa è una tradizione tipicamente lizzanese, attraverso le tavole di San Giuseppe, questa devozione che c'è verso il santo. Ecco, il 19 di marzo la nostra città è invasa appunto da tante tavole devozionali dove il grano la fa da padrone, effettivamente nella notte tra il 18 e il 19 la festività, quindi Lizzano ancora una volta, grazie alla fede, perché le tavole di San Giuseppe sono un'espressione di fede, mostrano quello che è l'aspetto più bello della città, quello dell'accoglienza e dell'accoglienza però con un palato abbastanza gustoso. Vedete che splendido gioco di luci, una luce che viene proiettata e che va a disegnare la cometa. Qui intanto, sempre tutto all'insegna della natura, vedete delle galline che stanno nel loro pollaio. Don Giuseppe, parroco della chiesa madre di San Nicola, un presepe vivente che ci fa palpitare il cuore, che ci fa provare quelle sensazioni profonde che solo il Natale ci sa dare. Certamente il presepe è una grande emozione, non solo diciamo a livello di basso calibro, ma è una grande emozione spirituale, perché noi proprio guardando il presepe, contemplando il presepe, abbiamo modo di incrociare proprio la carne di Gesù che si è reso fratello, nostro fratello. Ed è, credo, un grande messaggio di fratellanza, di amore anche, che noi possiamo proprio attingere visitando il presepe, entrando dentro il presepe, perché il presepe qui a Lizzano è vivente, quindi non si è spettatori, ma uno entra dentro e partecipa e vive in questo messaggio. Beh, è il momento della conclusione, Angelo Nisi, ci congediamo, però dobbiamo fare un breve bilancio così di questa edizione, e alle nostre spalle la cometa, un gioco di luci, come detto, che simboleggia il Natale, una manifestazione riuscita, lo ripetiamo, a tempo di record. Sì, con l'aiuto di Dio siamo riusciti a realizzarlo. Grazie anche all'abnegazione dei miei collaboratori, perché senza di loro nulla può essere realizzato. Maestri che hanno praticamente sconvolto questo luogo, abbandonato da qualche tempo, siamo riusciti a realizzare veramente una grande attrazione, non solo per i lizzanesi ma anche per tutti i forestieri che sono venuti a farci visita, ai quali auspichiamo abbiamo dato il meglio di noi stessi. È una edizione che possiamo dire conclusa positivamente, nel senso che la grande affluenza di gente dimostra un interesse dei cittadini della provincia ionica verso questo tipo di espressioni di cultura che sono un po' il nostro patrimonio, un po' tutto il territorio di Taranto ha in questi giorni manifestato la propria fede, le proprie tradizioni con i presepi. Noi ci siamo, Lizzano vuole esserci e noi di Pietre Vive vogliamo custodire e tramandare questa tradizione. La presenza anche di giovani all'interno del presepe. Custodi delle tradizioni, tradizioni apprese dai nonni, dai padri, con grande, non spirito di sacrificio, ma con grande partecipazione, con amore, con orgoglio delle proprie origini. Certo, e proprio per questo l'arte del tramando. Noi abbiamo inserito all'interno di questo presepe i giovani di Pietre Preziose, che sono un po' i nostri futuri amici di Pietre Vive, nel senso che la nuova classe dirigente di Pietre Vive. La nuova classe dirigente che, ecco, ha accolto in maniera entusiasta questa opportunità. E allora non resta che
congedarci. È stato un periodo, un Polifemo questo dedicato ai presepi come i precedenti, ma noi vogliamo vivere il Natale, abbiamo voluto vivere il Natale e soprattutto abbiamo voluto e vogliamo esaltare le nostre tradizioni, la nostra storia, ripeto, orgogliosi del nostro sud, orgogliosi della nostra tarantinità. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, viva la Puglia Channel, e sul Buche Sky, canale 879. Buonasera, buon anno, Polifemo, l'informazione libera della città.